Voglio assaggiare. Credo che erano 10 anni che non facevo la scarpetta nel sugo. Questo qua è il sugo senza nickel, pomodori senza nickel biologici. Famigli, ciao! Meravigliosa focaccia oggi! Eccola qua, la trovavi già sul canale, ma oggi la rivisitiamo, diciamo così. Intanto iscriviti, mi raccomando, che trovi un sacco di belle cose su questo canale e ti divertirai anche un sacco in cucina. Questo è il procedimento classico della mia focaccia che ho voluto proporre sul canale, fatta così a mano con una ciotola ed un cucchiaio, quindi proprio alla portata di tutti. A proposito, se vuoi fare un pane con una farina alternativa senza glutine, che sia mix o con farine naturali, puoi assolutamente farlo seguendo i miei consigli. Questo è a mano, questo è con la planetaria, l'abbiamo fatta insieme a Marco un pomeriggio che eravamo di corsa e l'ho fatta fare a lui perché, ecco, con il gancio a foglie è veramente un attimo. Poi lui con le sue ditine ha fatto tutte le forme della focaccia, che poi si sono un po' perse, perché in realtà la lievitazione è stata esplosiva, è una lievitazione veloce con un bel po' di lievito. È la famosa focaccia che fai proprio dopo pranzo per cena. Ma non lo so, ma che dite, è lievitata sta focaccia? Ma mica tanto. Mannaggia. È una fognoccia. Ma che peccato. Una fognoccia. È una pagnotta focaccia. Poi suggeriteci un nome, un incrocio tra una pagnotta e una focaccia. Focacciotta, dai, focacciotta, direi proprio focacciotta. Te la faccio vedere per bene, ti faccio il taglio, ha una bella crosta, bella consistente, però dentro è un sacco morbida, quindi perfetta per la scarpetta. Secondo assaggio di Luca, guarda che combina. Ho fatto la scarpetta col pane di Anna. No, la marca, il pane di Anna. Marco, in realtà, Luca. Ha fatto Marco, no Anna, scusate, mi sono sbagliato. Comunque il secondo nome di Alessia è Anna, quindi sì, buonissimo.